Manifesto dell'amore. L'avvenire dell'amore è oltre l'esperienza, oltre il fare. Il manifesto dell'amore, senza più l'idea di fine, è ancora da scrivere, da affiggere. La negazione dell'amore si fonda sulla questione chiusa, sull'utopia, sull'idealità. La contestazione dell'amore procede dall'equilibrio personale, familiare, di gruppo, sociale e politico, religioso e militare. Anche l'amore procede dalla questione aperta, anche formulata per ipotiposi: sono uomo, sono donna, sono vivo, sono morto, sono ricco, sono povero, sono intelligente, sono idiota, sono giovane, sono vecchio, sono bello, sono brutto. Il viaggio procede per integrazione. Mentre il discorso del viaggio procede dalla questione chiusa, per disintegrazione dell'altro, il jihad. Poi giunge il discorso alla disintegrazione del sé, il suicidio, la fitna, per riprendere i due aspetti della guerra interna e esterna nell'islamismo, che pare di attualità. L'amore senza più l'idea di bene è l'amore senza più nemico. Procedendo dalla questione chiusa, si fabbrica, si costruisce, si monta l'impalcatura, il nemico. E l'algebra sfocia nella geometria, nell'esecuzione dell'algebra, l'esercizio della violenza, anche in tutta la sua religiosità. Il nemico viene colpito dal principio di esclusione. La negazione dell'amore si nutre dell'idea di nemico. L'uomo nemico delle donne è il suo colmo, l'uomo amico delle donne, l'uomo buono, il femminista. L'idea di padronanza e di controllo è l'idea di nemico. L'istituzione del fratricidio sfocia nell'istituzione del nemico. L'idea algebrale e l'idea geometrale è l'idea di nemico. Inimico, inimicus, non amicus. L'idea del non amico, come se ci fosse l'idea del nome. La guida, il governo, la reggenza delle costruzioni fantasmatiche, le impalcature sino a uccidersi. La coniugazione dell'odio, colmare il varco tra il passo e il piede del tempo, incollare l'oggetto al tempo. Da un dizionario etimologico ignoto, i latini con la voce amare indicarono il trasporto quasi involontario, la passione impensata, mentre ebbero la parola diligere, che ha in sé gli stessi elementi e la stessa prudenza delle leggere, per indicare l'amore della ragione, che sceglie i suoi soggetti tra i più notevoli. Appunto, per introdurre, trasporto, il transfer, non è del soggetto. L'idea che ognuno ha dell'amore è la negazione dell'amore. È l'idea di amore che nasce e poi finisce, ossia che il transfer sia temporale e che duri quel che duri. L'idea di fine del tempo, l'idea di negazione.
l'amore che dallo stesso allo stesso passa e ritorna per lo stesso. Che ognuno ami l'amore, il zimbello del tempo, è la predestinazione al male. L'amore passione, l'amor fu, procede dall'idea che ognuno ha dell'amore e il paradiso si realizza come inferno. Tale idea apparentemente particolare procede dall'equilibrio sociale e politico, dalla paleoforia, dall'ontologia. Questa cosa si nota ovunque nel testo di Philippe Sommers. L'amore procede dall'equilibrio, ma non politico. L'equilibrio, come amore, non è temporale. L'ontologia dell'amore, con Stendhal, l'amore non ha nessun fondamento. La relazione d'amore, l'amore procede dalla relazione, che non è politica. Privato e pubblico sono un modo del due, non c'è l'amore privato e l'amore pubblico. Le bande dei ladri d'amore. Il colmo del falso nesso è percepire l'amore in atto come un furto rispetto alle convenzioni sociali. L'idea quindi dell'amore è dell'inamore. Lacan è arrivato a scrivere innamourement, odio innamoramento. Tolto l'amore rimane la sua rappresentazione fantasmatica. L'idea della sua negazione come amore folle, amore passione, amore romantico. La forza dell'amore è in direzione della qualità. Del miele, è un'altra cosa, l'azzardo dell'amore, l'azzardo della poesia. L'idea che ognuno ha dell'amore è il fantasma di padronanza e di controllo sull'amore, sul suo tempo. Il fantasma produce il pregiudizio, che produce il sospetto, che produce l'indizio, che è letto sempre come segno della morte dell'oggetto e della fine del tempo. Segno che sta poi in luogo della prova di verità e di riso. E così la prova d'amore, che è senza amore. È già prova che l'amore sia mortale e tra intercambiabili, tra l'altro questa prova d'amore. Al postulato segue la dimostrazione. I quattro discorsi, discorso paranoico, discorso isterico, discorso ossessivo, discorso schizofrenico, sono quattro dimostrazioni della paura. Della presunzione che la presa non sia della parola, ma del soggetto. Prova d'amore che è un esonero dalla prova di realtà e quindi può dimostrarsi il miele nel fiele e viceversa. La libertà come schiavitù e la schiavitù come libertà. Tale è il mimetismo. Dall'odio vestito di amore all'amore vestito di odio. La negazione dell'amore viene assunta dal soggetto ed è il bestiario dell'amore. Questo amore negato è farmaco e droga, è giudiziario, pedagogico, psicoterapeutico, al punto che lo psicanalista è scambiato per uno psicologo. Il sillogismo è fatto per evitare l'amore. E rimane infatti senza. Lo pseudosillogismo è la sentenza inquisitoriale del sillogismo. Salta una terzietà per il dualismo. Osservanze del mimetismo, il motore contro l'amore, il mimetismo. Padroni e schiavi dell'amore. L'invidia del sovrano è vendetta, l'invidia del servo è rivendicazione. Tale l'istituto della vendetta tra ricatto e riscatto, tra colpa e pena. Ed è il tentativo più riuscito di negazione dell'amore. L'amore è incompatibile con il suo modello sociale. Nessun amore esemplare, quindi. Che debba servire da modello. Il
caso dell'unico va con la sua prova di realtà, di verità e di riso. L'incesto è di colui che non rispetta la casta sacerdotale e la casta guerriera, la chiesa e l'esercito. Il vacillamento nel due mantiene l'inconciliabile, l'irresolubile. Lo scettro dell'amore è nella parata, tra cerimonie e liturgie. L'imbecillità è propria della negazione dell'amore, che non si fonda sul bianco e sul nero e richiede semmai l'arcobaleno. Bastone, lo scettro, il fallo, il segno del potere appartengono alla casta dei becilli e dei suoi candidati, la casta degli imbecilli. L'amore procede dalla relazione, dall'apertura. L'inconciliabile sta nel due, non nell'amore. Il due dimora nella parola. Nessuna presa di origine sull'amore. Non c'è l'amore primo, c'è l'amore originario. Non c'è amore sull'amore. L'idea dell'amore che agirebbe sull'amore, fornendogli un'impalcatura, forma, sostanza e mentalità che si esercitano tra liturgie e cerimonie. L'amore non tollerato viene preso e curato, verificato, falsificato, rettificato. L'amore non si fa senza la condizione e in tal senso è incondizionato. L'amore condizionato è senza la condizione, è senza specchio, senza sguardo, senza voce, senza causa, senza oggetto. Senza lo specchio, senza lo sguardo, senza la voce, contingente, il principio di realtà pragmatica negato, si doppia in idealismo e realismo. La presunzione è l'amore negato. Nella presa sull'amore c'è la sua negazione. L'amore negato, il transfer negato, l'impossibile lettura, no? Machiavelli dice: tutto mi trasferisco in loro, negli antichi che legge. Le invenzioni dell'amore, la narrazione, il racconto, poesia, danza, strategia. Senza invenzione la preoccupazione, la via del senso comune. E l'intervallo invece è inoccupabile. Nessuna occupazione sacerdotale, nessuna occupazione guerriera, nessun indaffaramento, nessuno studium e nessuno stuprum. L'amore, forse. Chi ritiene che il padre sia assente o presente nega l'amore, è indaffarato. L'amore non è probabile, nulla è condizionale. Il pragma ha la condizione, la voce, il registro dell'amore, il fuoco fatuo, l'infatuazione. L'anomalia pragmatica, cioè il percorso singolare, il viaggio che approda all'unicum. È ineguale, no? Non è sotto il segno dell'uguaglianza, non è per tutti, ma non è neanche diseguale. L'amore è creato, pensato, immaginato, creduto e senza amore. È la sua negazione. Il transfer non è una funzione del soggetto. È un'iperbole, un'esagerazione che Machiavelli dica: è tutto
io mi trasferisco in loro. S'accorge che di transfer si tratta, questo sì, e lo introduce molto prima di Freud. La logica dell'amore non è quella del sì e del no, quindi non c'è la questione del terzo scuso, o sì o no, o bianco o nero. Nell'amore il sillogismo è inapplicabile. L'amore sta nella logica della parola, non nella logica del discorso, non nel logos greco, dove non c'è amore, c'è eros, non è la stessa cosa. Fuori da questa logica sta la negazione dell'amore. Chi nega l'amore, tra l'altro, ne rivendica il monopolio, il pregiudizio, l'ideologia dell'invidia. Mira alla condanna e alla pena. Così fonda l'istituto della vendetta, del ricatto e del riscatto. L'amore non ha giustificazione, non ha da giustificarsi, mentre l'amore dell'altro si doppia sull'amore di sé. L'ontologia dell'amore risulta quindi zoologia. L'amore del totem e l'amore del tabù, l'amore del tiranno, l'amore del despota, l'amore del vampiro, ma è da leggere anche l'amore del padre, l'amore della madre, l'amore del figlio. Sono nell'antropologia, nella zooantropologia, nel naturalismo, si avvitano, girano, circolano. L'amore sospende l'istituto della vendetta, della colpa, della pena. Quindi, per la polemologia dilagante, che non risparmia nessuno, non esiste il miele, non esiste il paradiso, dato come ideale per abbracciare l'inferno reale. Oggi Freud richiede un'altra lettura quando afferma che il transfer è amore, parafrasando Machiavelli, no? Occorre tutto trasferirsi in lui per leggerlo. Nessuna lettura di Freud e nessun'altra lettura senza amore, senza transfer. La cerimonia e la liturgia sanciscono invece rispetto e paura, ma l'amore è oltre il conflitto tra bene e male. Non è il bene supremo, inseguito dal pensiero greco. L'amore non è sostanziale né mentale, le originarie sono le sue perle di rugiada, le sue gocce di miele. Tutto il business della sostituzione della vita con la sopravvivenza, dalle droghe alle guerre, poggia sull'intolleranza dell'amore e delle donne. L'amore, come è noto, quella disfa la comunità ideale, l'inferno, la compagine giudiziaria, o l'amore o il transfer degli inquisitori, dalla famiglia presunta d'origine alla società dello spettacolo. L'amore irride la minaccia, ovvero l'ipotesi del nemico. L'amore non ha nemici e l'odio non costituisce una coppia oppositiva con l'amore. L'amore è incompatibile con il sacrificio, con l'immolazione delle vittime. O l'amore o l'amore, o le molestie. L'amore è senza l'idea di morte, senza l'idea del tempo. L'amore è senza il pasto di amore. L'amore è indivisibile, non divisibile. Lo zero non è divisibile, né è divisore. Non accettazione del discorso dell'amore. Un lascito arcano, arcaico, più che arcano. Non è l'idealità a guidare l'amore e nemmeno il realismo. L'amore tende alla salute intellettuale, come abbiamo accennato, sospende l'istituto della vendetta
e quindi del ricatto e del riscatto. Di amore c'è chi impazzisce, se ne fa una malattia, e chi si rende vittima. Il discorso psicotico anche in materia di amore. L'amore folle è per salvarsi dall'amore. Nessuna idea di salvezza, invece, nessuna idea di ritorno. L'amore non si cerca e non si fa. Si scrive, si legge, si qualifica, dal latte al miele, dal 2 alla cifra. L'amore insegna a vivere, non a morire. Altra cosa, allora, l'assiomatica dell'amore, la teorematica. Altra cosa, l'assiomatica dell'amore, la teorematica dell'amore e altro ancora.